Insegnanti e giovani alunni di nuovo a casa nella scuola elementare di Santa Palomba. Il prossimo 7 gennaio, in concomitanza con la riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, anche il plesso di Santa Palomba riaprirà le porte. Lo scorso settembre il circolo era stato chiuso a causa dell'alta concentrazione di gas radon. L'amministrazione comunale era così intervenuta per mitigare l'elevata presenza del gas con interventi che si erano conclusi come programmato nel novembre successivo attraverso l'installazione di un impianto che aspira meccanicamente il gas secondo le indicazioni fornite dalla ASL Roma H. Questo ritorno a scuola avverrà in massima sicurezza, assicurano gli addetti ai lavori. Le prove preventive dell'impianto effettuate dall'impresa costruttrice hanno già fornito infatti ottimi risultati, confermati dalle misurazioni ufficiali eseguite dal laboratorio specializzato incaricato dal Comune di Pomezia. I valori di concentrazione del radon, misurati con il nuovo impianto in funzione, risultano essere inferiori ai limiti più severi che saranno a breve imposti dalla normativa europea.